Allora, oggi un nuovo video, questo sarà un video di collaborazione. Sono veramente felice perché è una collaborazione che ci tenevo veramente tanto perché lo faccio con questa ragazza che io seguo da tantissimo tempo. È una ragazza dolcissima, io la stra adoro. Sto parlando di Beth Pollini. Ciao patatina! Niente, io sono veramente tanto 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 felice perché, come vi ho già detto, Becca è una ragazza dolcissima, la stimo da morire. Vi lascio qui sotto nell'info box il link al suo canale, andate a dare un'occhiata perché è magnifica. E niente ragazze, oggi abbiamo pensato di fare i top 5 blush del momento, cioè i 5 blush che stiamo usando più in questo momento. Quindi niente ragazzi, io senza che mi perdo in chiacchiere, vi lascio al video. Vi mando un bacione e ci vediamo alla fine per i saluti. Ciao bamboline! Allora ragazze, iniziamo subito. Io ho incluso nei miei blush, diciamo, due economici, due un po' più costosetti e uno una via di mezzo, diciamo un po' per tutte le fasce. Il primo blush che vi vado a mostrare è questo qua in crema di Kiko. È in stick. Vedete, come potete vedere, in crema e stick. Questo è lo 05 della collezione Velvet, credo, io non lo so, non mi intendo tanto di collezioni. Questo qui è un bellissimo corallo, è un corallo scuro, diciamo. Io poi non sono tanto brava con i colori, partiamo da questo presupposto, però non so adesso dalla videocamera come si vede, però questo è un bellissimo corallo scuro e è molto modulabile, cioè nel senso voi una volta che lo applicate si sfuma veramente molto molto bene. Ecco qua, non so adesso se si può percepire dalla videocamera la sirena dell'autoambulanza quando deve passare, quando io registro i video, mi pare logico. Ok, aspettiamo che passa. Bene, ricominciamo. Allora, il secondo che vi vado a mostrare è questo qui di MAC. Questo è il Something Special e questo qui è un blush in crema. E è, ragazze, un bellissimo, mi viene da dire rosa, un rosa chiaro, adesso non si vedrà mai, però è un rosa veramente molto tenue, io lo adoro, non si sente per niente sul viso, rimane leggero, io lo stra adoro. Questo me l'ha comprato la mia migliore amica Susanna a Natale. Ciao patatina, grazie ancora, regalo favoloso, ti adoro. E niente ragazzi, è un blush in crema, come tutte le cosine di MAC è una garanzia, quindi non vi potete mai sbagliare quando acquistate qualcosina da MAC. E questo qui è veramente fantastico, io lo indosso quando, che ne so, faccio quei trucchi leggeri tipo solo mascara, riga di eyeliner, un velo di gloss e proprio un pizzico di questo qua, per dare quel colorito subito sano alle guance, e questo è veramente magnifico, io lo amo. Il terzo blush che vi vado a mostrare è questo qui di Chanel. Questo ce l'ho veramente da tantissimo tempo, sono sicuramente 5 anni che ce l'ho se non 6, infatti si è cancellato anche il nome dietro e non saprò dirvi il numero o il nome di questo blush. Comunque è un blush, adesso se gliela faccio ad aprire, dorato. Ecco, mi è caduto anche il pennellino, dettagli, lo lasciamo giù. Questo è un blush dorato e è magnifico, è molto 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 luminoso. Io non so se dalla videocamera si vedono i blush, però io ci provo lo stesso e è fantastico. Io questo lo uso soprattutto di estate, perché mi piace la luce che comunque dà. Però c'è da dire che anche questo periodo, quando mi faccio, sotto il periodo di Natale, diciamo, quando mi sono fatta i trucchi oro, rossi, diciamo, i trucchi natalizi per le feste, l'ho usato veramente tanto perché mi piacevano le guance, sbrilluccicose di oro. Lo so, saranno pacchiane, ma io adoro il pacchiano. Anzi, come dico sempre io, lo stra adoro il pacchiano. Quindi questo qui è veramente bellissimo. Certo,
diciamo è un colore abbastanza particolare per tutte le guance, però è veramente bellissimo. Quarto blush che vi vado a far vedere è questo qua di Neve Cosmetics, il Bubblegum. Allora ragazzi, questo è un rosa stupendo, è un colore luminosissimo, adesso se riesco ve lo faccio vedere se non combino qualche danno, non so se potete percepire qualcosa, comunque ve lo faccio vedere, è un rosa proprio bubblegum, eccolo qui, ma è di una luminosità spettacolare. Bellissimo, si sfuma veramente molto bene e poi è quello che ho su oggi, non so se si nota, però è veramente molto molto bello, si sfuma bene, mi piace tantissimo, dà questo tocco subito di salute allo sguardo, però luminoso, nel senso io quando indosso questo blush non vado poi ad applicare in genere illuminanti, perché comunque è già molto luminoso di suo ed è fantastico. Ultimo blush che vi vado a far vedere è questo qua di Bella Oggi della linea di Titti. Allora, questo è un blush rosa, come avrete capito io adoro i blush rosati, mi piacciono tantissimo, e è questo colore qua, questo è lo 02, e è questo colore rosato, però con dei micro glitterini oro dentro. Mi ricorda molto l'Orgasm. Dalla videocamera naturalmente non si vedrà, scusate, però io questo qua lo amo da impazzire e è veramente bellissimo. Questo lo uso veramente tutti i santi giorni, perché comunque quando pure vuoi fare una cosa sbrigativa, prendi, lo metti sulle guance. Io in genere uso questo pennello qua di Real Technique, che è bellissimo perché è ampio e sfuma bene il prodotto, quindi anche se troviamo degli blush pigmentati come questo qui di Bella Oggi, che è veramente pigmentatissimo, con questo pennello riusciamo a sfumarli veramente bene, quindi io ve lo consiglio assolutamente, prendete questo pennello della Real Technique a tutti i costi, perché a parte che tutti i pennelli della Real Techniques io li amo, sono bellissimi, però questo qui da blush è veramente stupendo, prendetelo a tutti i costi. Ok ragazze, i 5 blush del momento io ve li ho fatti vedere, spero che nella videocamera si siano visti bene, perché purtroppo le luci qui sono quelle che sono, poi la luce oggi va, viene, perché c'è un tempo qui a Roma, anzi oggi è discreto, però in questi giorni ha fatto un'alluvione, guarda, un tempo veramente di cacca. Niente, quindi spero che abbiate visto bene i colori, avrete un po' percepito insomma le colorazioni, lo spero veramente con tutto il cuore. Io ringrazio ancora Beth per questa bellissima collaborazione che abbiamo fatto insieme. Un bacione amore, sei magnifica, ti stradoro. E niente, colgo l'occasione per ringraziare i miei iscritti, stiamo piano 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 lentamente crescendo, è una settimana che io sto qui su YouTube e sto cercando di caricare video a manetta in modo che almeno possiate conoscermi meglio, e piano piano stiamo crescendo, grazie per tutto l'appoggio che mi stanno dando alcune ragazze, grazie a mia. Un bacione, amo, ti amo, perché comunque mi dai sempre appoggio, vedo sempre che mi commenti i video, mi dai comunque la forza di andare avanti, perché io a volte mi scoraggio pure perché dico Madonna, sto a parlare, ma con chi? E invece poi vedo che ogni volta mi commentate e sto felice, io anche se adesso ho poche iscritte, poche persone con cui dialogare, non mi importa veramente nulla, perché comunque so che almeno c'è qualcuno dietro che mi apprezza, vedo che mi commentate sempre e sono veramente tanto felice, mi fate passare veramente tanto tempo buono in compagnia con voi. Niente ragazzi, quindi grazie ancora, io vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao bamboline!